Io non avrei mai voluto fare questo video, mai. Però, dopo quello che è successo la scorsa notte, purtroppo sono obbligato. Salve a tutte Iene e benvenuti in questo nuovissimo video. Come avete visto, ragazzi, la nostra luce di oggi è molto cupa. Perché? Perché oggi non faremo un video normale, un gameplay, una canzone, una challenge. Oggi andremo a fare un video che potrebbe anche costare la vita. Potrebbe, ricordatevi il potrebbe. Però cominciamo dall'inizio. Cominciamo proprio da dietro. La sera dell'11 agosto 2017. Io ero tranquillamente in casa. Sapevo che il giorno dopo avremmo dovuto girare la canzone nuova, quella che avete visto già sul canale con Frank. Quindi io, come al solito, mi preparo tutta la mia bella roba, attrezzatura, fotocamera, cavalletto e tutt'altro. Me la preparo verso le 9 e purtroppo non mi viene sonno. Per proprio la felicità che provavo per il giorno dopo che dovevamo andare a girare la canzone, purtroppo non riuscivo a prendere sonno. E tirandola per le lunghe mi sono addormentato per circa 1:30. Attenzione, riesco ad addormentarmi e tra le 4:30 e le 5:30 di notte succede quello che non avrei mai voluto succedesse. Mai. Adesso io dirò le cose precise perché ho il telefono a portata di mano. Allora, tra le 4:30 e le 5 di notte io stavo tranquillamente dormendo. Adesso vi dirò anche l'ora esatta in cui è successa questa cosa. Verso, e vi dico l'ora esatta, le 4:41 minuti. Io sto dormendo e in uno stato, diciamo, di dormiveglia sento arrivare una telefonata. Però io, diciamo, stavo in dormiveglia, ragazzi, quindi non avevo percepito che fosse una telefonata. Allora a un punto, diciamo, della chiamata, io tutto addormentato allungo la mano sul telefono e casualmente, appena prendo il telefono, lo rigiro, la chiamata finisce. E ok, io mi penso un attimo e penso: ok, sono le 4, quasi le 5, me lo sarò sognato, va bene. Poso il telefono e, ragazzi, mi rimetto a dormire, ma non mi addormento completamente perché ovviamente ero già sveglio. Mi arriva un'altra telefonata. Per dire le cose esatte, verso le 4:52 minuti. Questa volta riesco ad arrivare in tempo al telefono, vado a vedere la chiamata ed è un numero privato. Ovviamente, ragazzi, io non vado a rispondere a quel numero. Attacco e mi rimetto a dormire. Però non dormo più tranquillo, ragazzi. Però prima di tornare a dormire vado a notare che anche la chiamata precedente è stata di un numero privato. E lì io non ci ho visto più. Cioè, ho detto: oddio, ora chi cazzo dorme più? Finché riesco, diciamo, a tornare a dormire. Però mi sveglio alle 6, raga. Vabbè, che mi dovevo svegliare presto ci stava, ma non così presto. Perché mi sveglio alle 6? Perché mi richiama un'altra volta un numero privato. Questa volta io vado a rispondere, raga, perché che mi chiama la notte ci sta. Cioè, non ci sta, magari può essere una cosa pericolosa, come non può essere magari qualcuno che stava sveglio a quell'ora e si diverte a fare scherzi telefonici. Ma mi chiama anche quando mi sveglio, raga, esattamente alle 6:01. Mi chiama questo numero privato e io me lo guardo. Penso: che faccio, rispondo o non rispondo? Decido di andare a rispondere. Prendo il telefono, rispondo e dico: pronto? E dall'altro capo del telefono
si sente per un secondo un grido, una persona che strillava, sembrerebbe di sesso femminile. E subito riaggancia. Raga, io mi sono leggiadramente cagato in mano. Adesso voi potete credere a quello che volete, potete credermi e non credermi. Però io vi assicuro, ragazzi, che mi è successo. Adesso io vi posterò uno screen qua davanti. Come potete vedere, ho censurato gli altri contatti. Però sono rimasti soltanto due delle chiamate che mi sono arrivate. La terza, raga, non si sa come, è sparita. Ed io ho risposto a quella chiamata, ma è sparita, ragazzi. Io non so cosa sia, anzi, se sapete cosa potrebbe essere, mi raccomando, scrivetelo qua sotto nei commenti. Non so quanto il video vi possa essere piaciuto, ragazzi. Non so neanche perché io non l'avrei mai voluto fare questo video, perché non mi sono mai successe queste cose. Però, data la gravità, non so se la gravità o soltanto una coglionata che si fa all'età giovani. Però non so se vi è piaciuto il video. Comunque io vi faccio la solita outro. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, spolliciate come dico sempre io. Mi raccomando, scrivetemi qua sotto nei commenti se questa cosa vi è successa a voi o se avete sentito che è successa a qualcun altro. Come al solito, iscrivetevi al canale, spolliciate come dico sempre io. Ci vediamo al prossimo video qua da me, insieme tutto. E ciao, Iene.